Vangelo di Matteo, al capitolo 18. Io non so perché si è messo questo nel mio cuore, ma voglio parlarvi di questo argomento. Intanto chiedo anche scusa a Umberto, ti ho rotto due corde stasera. Non... Matteo 18, dal versetto 21 in poi. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte? E Gesù gli disse: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile a un re il quale volle fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie, i suoi figli e tutto quanto aveva, perché il debito fosse saldato. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, abbi pazienza con me e ti ripagherò e ti pagherò tutto. Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito fuori, incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e, afferratolo per la gola, lo soffocava dicendo: pagami ciò che mi devi. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito. Ora gli altri servi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? Il suo padrone, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto egli doveva. Così il Padre mio celeste farà pure a voi se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli. Di' alla persona accanto a te: stasera mangiamo pane rullo. Stasera non c'è il latte, stasera c'è carne. Alleluia. Vorrei parlarvi così molto non velocemente, chiaramente non faremo tardi. Vorrei parlarvi del perdono e vorrei parlarvi anche di quella che è di ciò che la mancanza di perdono produce nelle nostre vite. C'è un passaggio che voglio leggere insieme a voi in Luca, al capitolo 17. Al versetto 1 dice così: ora egli disse ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. State attenti a voi stessi: se tuo fratello pecca contro di te, vai e metti su internet tutto quello che lui ha fatto. Dice così: se tuo fratello pecca contro di te, apri un blog
e metti le sue fotografie e chiede a tutti: cosa ne pensate? Non ha detto così Gesù. Se tuo fratello pecca contro di te, dice riprendilo, e se si pente mettilo alla prova, aspetta un po', dice così Gesù, e se si pente, dice, perdonagli, e se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo mi pento, perdona. Allora gli apostoli dissero al Signore: Signore, abbiamo un problema con la nostra fede, accresci a noi la fede. E il Signore disse: se aveste tanta fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo? Non dice a questo monte, a questo gelso: sradicati e trapiantati in mare, ed esso vi ubbidirebbe. Voglio che, che teniate un attimo il segno in Luca 17 e che prendiate con me Ebrei, capitolo 12, perché faremo poi un riassunto di tutto. Ebrei, capitolo 12. Versetto 12, Ebrei 12:12. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, fate dei sentieri dritti per i vostri piedi, affinché l'arto zoppo non divenga slogato, ma sia piuttosto risanato. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcune radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengono contaminati. È molto importante comprendere che oggi purtroppo nella Chiesa non ci sono soltanto radici di amarezza, ci sono boschi, foreste, giungle. Perché? Perché a volte non riusciamo a gestire la mancanza di perdono nella nostra vita. Questo procura radici di amarezza. Nel testo originale qua, quando dice badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti, questa parola spuntare nel testo greco significa anche che non sia prodotta, che non si produca o non si riproduca alcuna radice di amarezza che vi dia radice di amarezza. La parola amarezza può essere tradotta anche con la parola veleno, che non vi dia molestia oppure fastidio. Gesù in Matteo 18, come abbiamo letto, e in Luca 17 affronta l'argomento degli scandali, no? E dice: succederanno, ci saranno dei problemi, non vi meravigliate. Dice: ma se tuo fratello pecca contro di te, perdonagli, e se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te e 7 volte al giorno venisse a te, ti dice perdonami, dice perdonami. E Pietro fa la domanda in Matteo 18: Signore, ma quanto devo perdonare? Quante volte devo perdonare mio fratello allora? Fino a 7 volte? E Gesù dice: non fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E qualcuno pensa che Gesù abbia detto 490 volte, perché 70 volte 7, 70 per 7 fanno 490 volte. Qualcuno ha fatto un calcolo che se qualcuno sbagliasse nei tuoi confronti 490 volte in un giorno,
sbaglierebbe qualcosa tipo una volta ogni 2 minuti. Ma Gesù non ha fatto la moltiplicazione 70 volte per 7. A Gesù ha detto 70 volte 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scrivi 70 volte il numero 7. E cosa uscirà? Significa all'infinito. Non 70. Non 490 volte, ma scrivi 70 volte 7. In pratica Gesù sta dicendo: ogni volta che qualcuno viene da te e ti chiede perdono, perdonagli. Ma abbiamo una buona notizia per tutti noi stasera. Anche se non viene da te chiedendoti perdono, devi perdonare. Perché se non perdoni, spunterà una radice di amarezza. Cosa fanno le radici di amarezza? Fanno due cose principalmente, dice lo scritto alla lettera agli ebrei. Portano molestia, fastidio e contagio. Gesù racconta una parabola riguardo a questo. Vi ricordate, l'abbiamo letta in Matteo 18, di questo re che aveva questo debitore, che gli doveva quanto? Vi ricordate? 10.000 talenti. Sapete quanto sono 10.000 talenti ai nostri giorni? Vi posso fare un calcolo, ma faccio la conversione in euro. 10.000 talenti sono 1 miliardo e 500 milioni di euro. Debito di... Che cavolo ha fatto questo? 1 miliardo e 500 milioni di euro. Come fai a fare un debito di questo genere? L'ha fatto. Ma la cosa più incredibile è che lui ha detto: te lo ripagherò. Come fai? Ha molta fede. Ma il re, che lo voleva mettere in prigione, quel servo si è prostrato, dice, ai suoi piedi, dicendo: Signore, abbi pazienza con me, ti ripagherò tutto. Ed è scritto al versetto 27 che quel re, mosso a compassione, lo lasciò andare, e non solo lo lasciò andare, ma gli condonò il debito. Quando questo uscì, trovò un suo conservo che gli doveva 100 denari. Sapete quanto sono 100 denari? 2500 euro. Lo prese per la gola e gli disse: pagami ogni cosa, dammi, mi devi pagare tutto. E quello si butta a terra, e usando le stesse parole che lui aveva usato verso il suo signore: abbi pazienza con me, ti ripagherò tutto. 2500 euro si possono ripagare, in un modo o in un altro fai un sacrificio, ma si possono ripagare. E lui ha detto no, lo fece andare in prigione. E i conservi, avendo sentito questo, s'accantarono. Andarono dal padrone, dice: buon ufficio. Si andarono al padrone, gli raccontarono, e il padrone richiamò di nuovo quel servo, gli ha detto: tu sei malvagio, io che ho perdonato e ho condonato un debito così grande a te e ti ho lasciato andare, e tu hai messo in prigione il tuo conservo che ti doveva un debito così piccolo e miserabile. E dice qua: e il suo padrone, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così, attenzione, è Gesù che parla, non il diavolo. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello che fa. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi. Cosa? Ci darà nelle mani degli aguzzini. Chi sono gli aguzzini? Non sono demoni. Anche Satanielli. Una cosa importante, fratello. Questo è un principio fondamentale che noi dobbiamo imparare. Quando Dio vuole correggere i suoi figli, quando il padre deve correggere i suoi figli, non userà mai le armi del nemico. Alleluia.
mai. Il Padre nostro non usa le armi del nemico per correggere i suoi figli, perché quando lui corregge, corregge con amore e per amore. Ma cosa succede? Cosa sono gli aguzzini? Le radici di amarezza, che procurano cosa? Fastidio e contaminazione, dice Ebrei. Le radici di amarezza procurano fastidio e contaminazione. Ecco perché Luca 17, andiamo al succo del discorso, in Luca 17, quando Gesù disse che bisognava perdonare il proprio fratello 7 volte, quindi sempre, i discepoli cosa hanno detto? Andiamo a leggere, Luca 17, al versetto 4. Se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te, 7 volte al giorno ritorna a te dicendo mi pento, perdonagli. Allora gli apostoli dissero al Signore: Signore, accresci a noi la fede. Non era una fede per ricevere miracoli o per fare miracoli, per camminare sulle acque, per far alzare i paralitici, per dare la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, per fare camminare gli zoppi, per cacciare i demoni. No, non hanno chiesto fede per fare questo, hanno chiesto fede per perdonare, perché si resero conto che si stavano trovando di fronte a qualcosa di assolutamente impossibile, perché perdonare è impossibile. Perché il vero perdono è il frutto dell'amore di Dio e non dell'amore dell'uomo. Perché l'amore dell'uomo è limitato e arriva fino a un certo punto. Quando qualcuno ti fa del male, tu non puoi perdonare. Allora i discepoli chiesero, accrescendo la fede. E Gesù dà una risposta incredibile. Perché vedete, in Marco 11, quando Gesù insegna la fede ai suoi discepoli, Marco 11, 22, 23, 24, Gesù dice ai suoi discepoli, abbiate la fede di Dio, perché in verità io vi dico che chiunque dirà a questo monte, spostati di qui e gettati nel mare, se non dubita nel cuor suo, ma crede che tutto quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. Gesù insegnava sulla fede per fare miracoli. Ma quando lui insegna sulla fede per perdonare, lui non dice dite a questo monte sposta di qui, gettati nel mare. Lui dice devi dire al gelso sradicati. E per sradicare una radice di amarezza hai bisogno di fede. Per spostare una montagna hai bisogno di fede. Ma per sradicare il tipo di albero di cui parla Gesù, in alcune traduzioni c'è scritto cosa? Sicomoro? Sì. Ok, non è né sicomoro né gelso in realtà. È un tipo di albero particolare di cui non si sa bene quale sia la traduzione in italiano, ma un albero particolare che Gesù ha indicato, che ha delle radici che non si possono estirpare. Sono delle radici che vanno in profondità e che poi si allargano. Sono, sapete, come quei tasselli che colpiti al... come si chiamano quelli? Fischer appare come? Fischer appare cadute. Cioè una volta che entrano si aprono e poi non li levi più, devi rompere tutto. Quel tipo di radice di cui parla Gesù è una radice che non la puoi estirpare, se no devi fare un fosso talmente largo e talmente profondo che non si sa dove finire. Allora cosa sta dicendo Gesù? Gesù sta dicendo una cosa fondamentale. Sta dicendo che se tu devi perdonare, devi farlo con fede. Non è una cosa naturale, non ti viene naturale. Ma Gesù dice anche una cosa molto importante. Dice, se voi non perdonate, non sarà perdonato neanche a voi.
Vi ricordate la preghiera elementare del Padre Nostro? Chi se lo ricorda il Padre Nostro? Padre Nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, qui sulla terra così come è fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non ci esporre alla tentazione. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Perché tu hai il regno, tu la potenza, tu la gloria. Da ora in eterno. Amen. Ma manca qualcosa ancora. Perché Gesù dice subito dopo. Perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. In Marco, al capitolo 11, è scritto subito dopo che lui parla della fede, dice: perciò tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro, anche il Padre vostro che è nei cieli, perdoni i vostri peccati. Ma se voi non perdonate, neanche il Padre vostro che è nei cieli perdonerà i vostri peccati. Qual è la parabola che Gesù ha utilizzato per mostrare questo principio? La parabola di uno che aveva un debito enorme e che viene... gli viene condonato, gli viene graziato, non va in prigione, gli viene condonato, e questo quando esce trova un suo conservo che ha un piccolo debito con lui, e invece di ricambiare la grazia che gli è stata data, invece di ricambiarla, pretende la restituzione del debito. E noi siamo così a volte. Noi sappiamo di essere stati liberati, di essere stati perdonati, di essere stati graziati, ma abbiamo così difficoltà di perdonare a chi ci ha fatto del male. Il perdono è soprannaturale. E chi non vive una vita nel perdono, vive una vita nell'amarezza. Vive una vita nel rancore. E queste radici portano fastidio. Sono radici di amarezza, sono un veleno che viene rilasciato lentamente nel tuo organismo. Lentamente. E comincia a contaminare ogni cosa che fa parte della tua vita, senza che neanche te ne accorgi. Ti ritrovi intossicato senza che tu te ne rendi conto. Perché è una radice. Non devi tagliare l'albero, ma devi sradicarlo. Per noi è molto più semplice. Vediamo l'albero dell'amarezza e del risentimento. Tagliamo l'albero. Ma la radice è sempre là, la radice è sempre là, il ceppo è sempre là, e appena succede qualcos'altro, quella radice fa spuntare di nuovo altri rami. E noi ritorniamo indietro e riviviamo tutto il nostro dramma e tutte le nostre ferite. Perché? Perché non gli abbiamo dato la giusta attenzione. Invece di andare a sradicare quella radice di amarezza, quella radice di rancore, di risentimento, l'abbiamo lasciata là, l'abbiamo coperta, ci mise un po' pure paglia di sopra, le abbiamo messo qualcosina, tanto nessuno la vede. È vero, probabilmente nessuno la vede, ma è là, è là. E la nostra vita rimane nelle mani degli aguzzini. Gli aguzzini sono quelle amarezze continue che non ti lasciano vivere. Ti prendono, ti rubano la gioia, ti rubano la pace, non riesci ad avere una mente libera, serena, non riesci a concentrarti perché il tuo pensiero andrà sempre a quello che ti ha fatto quella persona, a quello che ti ha detto quell'altra persona, a come sei stato ferito, eccetera, eccetera. È qualcosa che di cui dobbiamo necessariamente e assolutamente liberarci.
Gesù ha detto: con la vostra fede voi potete parlare al gelso e gli potete dire: sradicati, tu non hai il diritto di sporcare la mia anima, tu non hai il diritto di contaminare ancora la mia vita, tu non hai alcun diritto di stare dentro di me, perché stai portando molestia e stai contaminando. Il nostro modo di parlare viene contaminato, il nostro modo di agire viene contaminato, il nostro modo di relazionarci con gli altri viene contaminato. Guardate Giacomo cosa dice. Giacomo, capitolo 5, versetto 16. Stasera sono un po' impappinata nella mia bocca, che ho una puntina nella mia lingua. Giacomo, capitolo 5, versetto 16. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Sapete, qua non sta parlando di guarigione fisica, sta parlando delle guarigioni nei rapporti interpersonali e delle ferite della nostra vita. Dice qua: confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti, perché molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Quindi cosa dice prima? Confessate, pregate affinché riceviate. È molto importante questo. Ora parlerò qualcosa che riguarda il rapporto marito e moglie, e qua le mogli fanno così sempre, che c'è un punto a favore delle donne, c'è poco da fare, c'è poco da fare, è un vaso più debole e quello più potente. Ma qua Giacomo sta dicendo una cosa: nella Chiesa, nel corpo di Cristo, ci sono dei problemi. Vi siete accorti che di tanto in tanto ci sono dei problemi? Vi siete accorti? Sì, di tanto in tanto. Forse dice: confessate i vostri falli gli uni agli altri. Quanta difficoltà abbiamo nel riconoscere il nostro sbaglio? Quanta difficoltà abbiamo nel riconoscere il nostro errore? Quanta difficoltà abbiamo nel riconoscere i nostri peccati? Quanta difficoltà abbiamo nel umiliarci? Siamo così bravi a puntare il dito e a riconoscere sempre gli errori degli altri. Ma la Bibbia dice: confessate i vostri falli gli uni agli altri e poi dice: pregate gli uni per gli altri finché siate guariti, perché i problemi di relazione creano delle divisioni. I problemi di relazione creano delle barriere e creano delle ferite. E l'unica cosa che porta a guarigione è il perdono. Il sapere perdonare. È un concetto, sicuramente una verità biblica così ampia, profonda, non abbiamo sicuramente il tempo di trattarlo, stiamo trattando così molto superficialmente, molto velocemente. Ma sapete, a volte abbiamo la difficoltà di perdonare anche noi stessi per quello che a volte abbiamo fatto, per le stupidaggini che a volte commettiamo, per degli errori in un momento così di follia. Magari è vero, sei stato ferito, sei stata ferita, hai subito qualcosa e quella ferita ti ha portato a fare un'ulteriore ferita a qualcuno o fare del male a te stesso o a te stessa. Sei riuscito magari a perdonare chi ti ha fatto del male e non riesci a perdonare te stesso. E c'è una bella notizia stasera: che Dio non solo perdona le nostre colpe, ma Dio ci perdona e ci libera pure dal senso di colpa. Amen.
perché se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati e da purificarci da ogni iniquità. Non solo Lui perdona le nostre colpe, ma Lui ci libera dal senso di colpa. A volte abbiamo amarezza nei confronti di noi stessi. Ci guardiamo allo specchio e non riusciamo a guardarci più come una volta, perché pensiamo che quell'errore, quello sbaglio abbia cambiato totalmente la nostra vita o il nostro rapporto con Dio. Grazie a Dio, con Lui c'è sempre una seconda opportunità. Sempre, sempre. E se noi ci umiliamo davanti a Dio, chiediamo perdono, Lui ci ristora sempre. Amen. Ma a volte le nostre preghiere possono essere impedite se non c'è perdono nella nostra vita. A volte le nostre preghiere possono essere tagliate, come è scritto nella lettera di Pietro, ora lo andremo a leggere. Giacomo dice una cosa particolare al capitolo 4, al versetto 2. Dice: voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete e non avete perché non domandate. Voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Giacomo analizza un po' di motivi per il quale dopo la preghiera non riceviamo. Ci sono dei motivi a volte per il quale non riceviamo, che non è la nostra mancanza di fede. A volte abbiamo fede per ricevere, ma abbiamo delle cose che tagliano la nostra preghiera. Guardate un attimo questo versetto di Pietro che è interessante, e mentre Paolo è uno che con le donne purtroppo non voglio che le donne insegnino, non voglio che le donne parlino, saranno salvate partorendo figli, cioè lui è molto maschilista su certe cose, una visione molto particolare della donna, invece Pietro è uno che dà un valore più particolare alla donna. Dice, guardate qua cosa dice al versetto, prima Pietro capitolo 3 il versetto 7, dice: similmente voi similmente voi mariti vivete con le vostre mogli, grilli, chiudati le orecchie, con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole. Oh, Signore, me la spiegarne sono vasi deboli, che tanto. E onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Tutti i film ne sono pronti a ripetere come risulti. Tutte le sorelle hanno messo, non come le sorelle. Vedi che al vaso più deboli. Non sono deboli. Come al vaso? Come tratti tu un vaso di cristallo delicato? Con delicatezza. Ma non sono deboli. Allora entriamo nella dottrina. Quello che vogliamo evidenziare in questo verso è che le nostre preghiere possono essere impedite. E nel testo greco originale la parola impedite beh, non si dice impedite nel senso si dice impedito, cioè. Nel testo greco la parola impedite significa tagliate. Significa le preghiere partono da terra e vanno verso il cielo. E dice vengono appena escono dalla bocca, vengono tagliate. Cioè quella, l'immagine che si vuole dare è che la preghiera non arriva. Non arriva. Non ha alcuna autorità. Direttamente. Via. A volte è così. E voglio concludere ritornando a Ebrei 12, quando parla della radice di amarezza che dà molestia e porta contaminazione.
non è un argomento facile da trattare, lo so, perché ognuno di noi ha ricevuto una ferita, è vero o no? C'è qualcuno che ha ricevuto una ferita? No. Che vi chiedo, quanti hanno procurato ferite? Ogni azione corrisponde a una reazione. Ok. Quindi anche noi abbiamo ferito altri. È vero o no? E a volte non abbiamo avuto il coraggio di chiedere perdono. Magari abbiamo chiesto perdono a Dio, ma non abbiamo chiesto perdono alla persona alla quale abbiamo fatto del male. È vero o no? Che a volte è molto facile chiedere, Signore ti chiedo perdono, eccetera, eccetera. È quello, praticamente, se lo incontriamo per strada cambiamo marciapiede. È vero o no? No, l'ho perdonato. Poi se lo incontri picchiellano gonzare. Ah, pace, fratello! Pace. Guerra. Allora, è importante che noi comprendiamo che noi dobbiamo attenzionare le radici di amarezza dentro il nostro cuore, perché noi non possiamo vivere una vita cristiana ed essere contaminati. Non possiamo vivere una vita cristiana ed essere molestati da una radice che non abbiamo ancora estirpato. Allora, per estirparla hai bisogno di fede. La stessa fede che tu usi per predicare il Vangelo, per pregare per i malati, per cacciare i demoni, per vedere miracoli. Gesù ha detto la stessa fede che viene usata per spostare le montagne è la stessa fede che devi usare per sradicare la radice, questo gelso dalla tua vita. È un gelso, è un albero dal quale non devi tagliare soltanto il busto, ma devi lavorare sulla radice. Com'è? Ci alziamo in piedi. Alleluia. Vorrei che vi poteste prendere per mano, per favore, tutti quanti. Vorrei parlare chiaramente ai ragazzi della scuola, ai ragazzi, tutti i ragazzi che vivono qua nel centro, e voglio chiaramente parlare ad ognuno di noi, tutti coloro che magari vivono nell'ambiente lavorativo, chiaramente, o nelle famiglie. Attenzioniamo il più possibile questo aspetto nella nostra vita. Perché noi pensiamo a volte, vabbè, sì, vabbè, no, non ci penso più a quello che... Il problema non è di non pensarci. Il problema è se quella ferita che hai ricevuto ha prodotto una radice di amarezza dentro di te, prima o poi la dovrai affrontare. E prima l'affronterai, è meglio, perché se non l'affronti la radice porterà molestia e contaminazione. E ti ritroverai con una vita contaminata e con dei fastidi nella tua vita che sono gli aguzzini, perché Dio ti lascia nelle mani di questi aguzzini perché sei tu che non te ne vuoi liberare. Non è che Dio è malvagio e ti lascia nelle mani qualcuno che ti fa del male, ma questa radice è qualcosa che tu devi parlare. Non è Dio che parla, sei tu che devi parlare, sono io che devo parlare a questo gelso, a questo albero, a questa radice che ha messo radice, che è andata in profondità e che sta portando molestia e sta contaminando parte della nostra vita. Sta contaminando il nostro carattere, sta contaminando i nostri sogni, sta contaminando il nostro modo di parlare, sta contaminando il nostro modo di pensare, sta contaminando il nostro modo di vedere le persone, perché se noi non perdoniamo, noi vedremo ogni persona come un nemico. E penseremo che tutti sono pronti a fare le stesse cose che ci sono state fatte dalla persona che ci ha fatto del male. E quindi c'è una contaminazione generale nella nostra vita. Possiamo vivere una vita cristiana, nati di nuovo, battezzati di Spirito Santo, anche nel ministerio, e vivere una vita nella contaminazione.
E siccome questo discorso non ha a che fare né con i ministri né con i membri appena nati, ha a che fare con il corpo di Cristo. Amen. Ha a che fare con la Chiesa. È qualcosa che tutti quanti noi, tutti, nessuno escluso, dobbiamo attenzionare. Mi ricordo che quando si parlava sempre di una persona specifica, io pensavo di averla perdonata, di aver... ho dimenticato, ma ogni volta nel passato che si faceva il suo nome, macchia non i calori, mi cominciavano i pruriti, mi cominciavano a... E là mi rendevo conto che in realtà, nella profondità del mio cuore, non avevo perdonato. Io pensavo di aver perdonato, ma in realtà c'era ancora qualche radice. L'ho dovuto affrontare. E siccome, sapete, vivendo troverai sempre qualcuno che ti ama e troverai sempre qualcuno che ti ama un po' di meno. Diciamolo così. E quindi dovrai sempre avere a che fare con questo aspetto della tua vita. E quindi alla fine mantieni la tua vita in una condizione in cui nessuna radice potrà attecchire. Perché? Come si fa? Molto semplice. È così semplice, molto semplice. Non è un segreto, ha detto Gesù. Amate i vostri nemici. Benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e che vi perseguitano. Ma come si fa? Ma se c'è un collega che ti sta pistando i cardi ogni giorno e tu pensi di offrirgli un caffè, chi tu pensa che c'è messo veleno? È vero o no? Ma come si fa? Gesù ha detto che questo è un miracolo. È altrettanto miracoloso come se tu facessi alzare un paralitico dalla sedia a rotelle. È altrettanto miracoloso come se tu stessi spostando una montagna. Ma vivi in una condizione come se il tuo cuore non deve essere mai attaccato. E quando c'è qualcuno che ti fa del male, tu diglielo al diavolo: io non ti permetterò di sporcare la mia anima. Io non ti permetterò di contaminare la mia anima. Se c'è qualcuno che ti fa del male, benedicilo. Benedicilo, prega per lui e se hai un'occasione fagli del bene. È possibile? Sì. È difficile? No, è impossibile. Non è difficile, è impossibile. E per questo abbiamo bisogno della fede. Amen? Perché per le cose impossibili abbiamo bisogno di Dio. Per le cose difficili la spacciamo, come si suole dire, ma per le cose impossibili non ce la facciamo. Là abbiamo bisogno di Dio. Amen. Alleluia. Padre, nel nome di Gesù questa sera presentiamo a te le nostre vite e chiediamo in questo momento, nel nome di Gesù, che tu ci aiuti a sradicare dal nostro cuore, dalla nostra anima, ogni radice di amarezza, affinché non siamo più né molestati né contaminati. Padre, voglio pregarti per i miei fratelli, per le mie sorelle, per tutti coloro che hanno veramente subito e hanno ricevuto delle ferite profonde nel loro cuore. Voglio pregare nel nome di Gesù che tu dia loro quella rivelazione, quella forza, quella, Signore, quella sobrietà nelle cose dello Spirito per comprendere che non possono più permettere a questa radice di andare in profondità. Padre, vogliamo pregare che il tuo popolo sia un popolo, Signore, libero da ogni radice di amarezza nel nome di Gesù. E preghiamo, Signore,
che la rivelazione del tuo amore, della tua grazia, del tuo perdono conquisti i nostri cuori, affinché come tu hai perdonato a noi, noi possiamo perdonare ad altri. Ti ringraziamo con tutto il cuore. Voglio pregare che questa parola possa scendere in profondità nei cuori e possa portare frutto per la tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. 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 E amen. Alleluia. E amen. Posso concludere con un verso? Lo prendiamo insieme mentre siamo in piedi. Efesini. Efesini 4, versetto 31. E 32. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, tumulto e maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni, no Roberto? Benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. Amen. Amen. Ragazzi, non ce n'è più nulla. Non ce n'è. Dio è meraviglioso. Amen. E la cosa bella è che non abbiamo scuse per vivere nell'amarezza. E non abbiamo scuse per essere contaminati. Perché Dio ci dà tutto quello che è possibile avere per poter vivere una vita libera. Amen.